Questo programma è offerto da Il Boccone Lamezia. La pinzeria nasce dalla passione per il buon cibo, dove le materie prime e la lavorazione artigianale miscelano l'innovazione di una pinzeria e ristorante dall'aspetto moderno che offre a tutti la grande tradizione della pinza romana e la croccante calabrese. La croccante calabrese è un marchio registrato dalla scuola italiana di ristorazione di winefood.it. Il punto di forza di questo prodotto è il lievito madre, che conferisce un gusto e un profumo di pane antico. Il locale si presta ad accogliere cene tra amici, compleanni con animatori qualificati, cene di lavoro, feste di laurea e promesse di matrimonio. Il Boccone Lamezia si trova in via Scaramuzzino 37, Lamezia Terme. La Giurranda Country Residence. Promesse, matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, compleanni e feste di laurea. La Giurranda è il luogo ideale per le tue cerimonie. Contattaci per scoprire come rendere la tua festa un momento indimenticabile. La Giurranda Country Residence, via Quavona, Platania. Per prenotazioni, telefonare al numero 331-404-2345 oppure 0968-205008. Autonoleggio PM Servizi SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Planet Pulizie Generali. L'azienda opera in tutti i settori, come strutture ospedaliere e cliniche, piscine, uffici, studi medici, palestre, concessionarie e centri commerciali. Ed effettua servizi di video ispezione e pulizia di condotte di areazione e climatizzazione, pulizia pale eoliche, sanificazione, disinfezione, pulizia di fondo pavimentazione, ceratura e deceratura, cristallizzazione marmo, sabbiatura criogenica, lavaggio grandi vetrate, lavaggio pannelli fotovoltaici, servizio di giardinaggio e manutenzione aree verdi. Clear Planet Pulizie Generali. La trovi alla Lamezia Terme, Corso Giovanni Nicotera 198 e arrende Cosenza in via della Resistenza. Hola. Il Parco Acquisti ai Pini è il centro su misura per te dove fare shopping e vivere un'esperienza piacevole e veloce. Da noi puoi trovare Bricoio, tutto per il fai da te. Bio Bottega, il tuo bio quotidiano. Io Sport, il più grande punto vendita IOMA del meridione. E ancora supermercato Conad, Majoral, Scodinzolando e tanti altri marchi per le tue esigenze quotidiane. Ci trovi tutti i giorni in via del Progresso 540 alla Lamezia Terme. Unipolsai Assicurazioni, Piazza Rotonda 6, Lamezia Terme. Agente generale dottor Ferraro Vincenzo. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Lamezia. Buongiorno. Oggi è un'altra bellissima giornata. Sì. Meno male. Del mese di febbraio. Mi sembra che sta andando benissimo. Scusi, grazie. Speriamo. Mi ha ammazzato la New York. No, come il tempo. Ah, va bene. Il tempo, sto parlando del buongiorno tempo. Signori, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Vengono, signori, vengono. Buongiorno a tutti i bambini che ci vedono. Buongiorno, buongiorno. Oggi, 20 febbraio. Siamo a marzo già. E che cosa quasi? Ma non faccio a marzo un mese, tu. E chi è? Sono passato più corto. Più corto, ma è del più corto. Passa. Affanco. Passa. E come passa? Ma cosa dobbiamo dire stamattina? Finalmente, Tonino mio, stamattina Giovanni mi ha portato una crema eccezionale per le mani, perché ho le mani ruvide, no? Me l'ho messa e liscia come un sedere,
Un sedere di un bambino. Come un sedere di un bambino, come è stato delegato. Puoi dire il culiccio, va? Come un culiccio di un bambino. Di un bambino. Veramente liscio, guarda com'è bello. Vediamo. Guarda, chiedo scusa, eh. Ha visto? Ma per l'amor di Dio. È la crema. E cammina, ma come è crema? Ne si lisci in tele, tanto che è cosa. Per l'amor di Dio. E forse che ma tu pensi veramente. No, no, vermi liscio, va. Ma quale lì? Ma tu pensi veramente che con una passata di crema no, diventa lì? No, alzare tutti i deve io, essere un trattamento continuo. Continuo, sì, è vero, è vero. Come infatti me l'ho messo anche qua, va. Non c'è quella. Boh. Non c'è chi la polverella. Che vuol dire chi la polverella? E cioè, a te e madre ti ha la polverella a pelle. A polverella? Polverella Yank, che assomigliano le cose da capo. Perché come la spada da capo? Perché a te ti sei la polverella qua? Non è che no, tengo una cagna di pelle asciutta. È una pelle asciutta. Una asciutta bella. Come una riga. No? Una riga. Come infatti, io ti sei, che no, invece mo nove. Che ci ho passato la crema di Giovanni, va? Vedi com'è bello. Ah, ci ha passato pure la crema? Sì, perché guarda qua, perché alle puzza qua si fa bianco. Alle puzza? No, alle vuvita. Alle vuvita? Come si chiamano questi? Vuvita. Alle vuvita. Vuvita? Non sono i vuvita che i vuvita? I vuvite. Ah, vuvite perché ho due. Guarda com'è bello, va? Pulito, va? 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 Ci hai passato la crema, Tony, la crema ci ha mai passato. Io do con acqua, Tony, io sogno con Mattia che ho acqua con i due. Io sogno sempre con le mani in salata. Sempre. Non c'è un giorno. Lavare i panni, lavare i piatti. No, i panni lavare la lavatrice. Lavare i piatti. Diciamo i piatti, cose, e piglia che te poppa, io tengo un vizio maledetto. Io avete scelto femmina, non mascolo. Dovevo essere donna, io donna. Che piacere. Perché non posso vedere chi sto qua, no? Io lo caccio mo, sai perché? Che ne serve? Ah, sì, piccatura. Non mi piace, io voglio l'ordine. Ordine. Io la mattina mi cambio. Mi cambio in mezzo al servirobi. La sera stessa, già mi preparo. Mi stipo le robe che mi messo il giorno prima. Mi conservo, pigli le robe che mi hai messo il giorno dopo. Mi sistemo, la cammessa, ma la voglio bella bella, stipo. Poi se è sporca, diciamo, ma la tengo un giorno, ma la lavo. A me interamente riposo. Che calo, non metto mai qua zietta a destra, mutando a sinistra, come fanno certi. Sono ordinato. A me mia mamma mi ha fatto ordinato quando sono uscito. A me mi piace l'ordine, io a me sei, io gli posso dire che cose. No, ed è una cosa bella che è stato lì. Su certi mariti, poveri mogliere che a ricogliere roba a destra e a sinistra. Poveri mariti. Va bene, allora, Tonè, io. Bevitele tu, dai. Io noi dobbiamo salutare qualcuno. Eh? Dobbiamo salutare qualcuno, agli auguri non c'è nessuno, nessuno non ha telefonato. Se vi dica. Sì, non ho capito, che sta contando? Dico a salutare qualche persona. Io avete salutato una persona, ma però. Non si ricorda. Ma no, ma. Lui doveva salutare uno. Però hai dimenticato, te lo giuro. Vede, te lo giuro. E poi mi vede e mi dice. Questa canzone è da lui. Mi salutava. Devo salutare la signora. Come si chiama? Non mi ricordo. Albe. Albino? No, uno me la ricordo perché è brava che ci vede tutti i santi giorni, Tonè. Si bisticcia con il marito. Si bisticcia? La signora. Barat. Eh? Barat. Oddio, perché mi guarda a me? Come ti posso correre? Che disagio, scusa. Barat. La signora Baratta. Baratta. Ma così è l'altro mondo, guarda. Ma così dell'altro. Ma mi manda salutando con mio figlio, capito? Guarda, io a tuo papà proprio ci voglio troppo bene, dici. Che ne? Il giorno. Mi bisticci con mio marito, mi ha detto, figurati. Deve essere tutti i santi giorni. Guardate qua, stamattina c'è una sorta di musceria che manca i cani. Non è da musceria, Tonè, è il fatto che. Siamo impreparati. Siamo impreparati. Impreparati siamo. Siamo impreparati. Facciamo una cosa. Vada al forismo.
e cominciamo, diciamo, va bene? E cominciamo con il forismo che stamattina è bellissimo, è corto ma è bellissimo. È corto ma... Non ci consoliamo del dolore, ce ne distraiamo. Distraiamo. Non ci consoliamo dei dolori, ce ne distraiamo. E che mi dici? Che non lo dici? Stendhal. Non ci consoliamo dei dolori, ce ne distraiamo, cioè li mettiamo da parte, li, capito? Perché, li accantoniamo. Perché lui c'è la lingua che, diciamo, come si dice? No, come hai detto sempre. La lingua? No, diciamo... Ma che io? No, diciamo così, comunque non mi mai scordato, ma guarda là, ma non è che rabbia che tengo quando non mi ricordo le cose. Ma guarda, già mi veniva a mente questa parola. Va bene. Intanto vogliamo salutare un amico. Lo salutiamo. E salutiamo. Salutiamo. Buongiorno Vostra Eccellenza. Buongiorno. Ecco lì, guarda com'è bello. Chi è? Il nostro vescovo, Luigi Cantabria. Ecco lì, guarda. Chi è? Il nostro vescovo. Buongiorno. Simpatico. A voi e tutto l'ordine sacerdotale. Bravissimo. E i diaconi, salutiamo i diaconi. I diavoli sempre. I diaconi vanno salutati. Come i primi sono i diaconi. I diaconi. E andiamo a che si ricorda. Santissima Giacinta e Giacinta. Giacinta. Santissimo Giacinta. Giacinta, bravo. Giacinta e Francesco morto. Francesco Marto. Beata amata da Assisi. Ma perché Santissima Giacinta e Francesco Marto. Beata amata, ma chi sei nata però? Beata amata. Da sì, però è un c'è niente. È finito il rigo. No, è finito. Tre righe su. Perché non c'è né punto né virgola, sì. Poi beata amata d'Assisi, poi San Leone di Catania vescovo. San Leone. C'è nacono leoni salutare. C'è delle uno. San Leone. Chi c'è? Che ti interessa? Apposta perché? Non è in mutanza per le sigarette. Lo fa apposta. Aiuto ora. Però ne devi sapere i telespettatori. Non è che potevo parlare gito qua. C'è Giovanni che la mattina me lo fa apposta. Io finisco i santi, lo pensierino, come finisco sa pensare le sigarette. Ecco il nostro vescovo, guarda che gioiello. Fallo vedere davvero. No, faccio vedere. Bello. Si vede? Vostra Eccellenza. Bravo, ecco, un saluto a nostra un Eccellenza. Un saluto a Sua Eccellenza Luigi Cantafora. Che Dio lo protegga, che stia sempre meglio. Vabbè, ci facciamo la pubblicità. A che? Al nostro vecchio. Gratis pure. E devo poter cacciare anche una cattia di 100 euro. Pure giù. Coordinò. Ho saputo, dato che parlavamo i prima del coso, un amico ieri sera, ero con Giovanni, che nel momento in cui subentra il nuovo pastore, tutti gli organi, diciamo, relativi all'ufficio stampa, comunicazione, cos'è, rimarranno per un anno, voglio dire, in carica prima di essere sostituiti. Ma
diceva che non c'è lo spoil system in chiesa come a livello istituzionale. E che vuol dire? Comunque vuol dire? Vuol dire che c'è un ufficio comunicazione gestito da alcuni giornalisti e non che sarà in carica per un anno anche col nuovo vescovo, perché il nuovo vescovo potrebbe in teoria fare piazza pulita e cambiare, perché può anche, voglio dire, inserire persone di sua fiducia, di suo gradimento. Noi non siamo disponibili, questo lo diciamo in partenza al pastore, non siamo disponibili per l'ufficio. Tu ci volessi dire l'ufficio? Che è sta notizia, Tonetto? Tu ci volessi dire l'ufficio? Magari, ma se te era là, fiera di talamonate, cose. Ecco, voglio dire, al nuovo vescovo un appello, no? Dato che ci sono dei posti riservati e lui fa parte di quella riserva, ecco, potete sfruttare anche ad Albino, mi chiamate, tanto il telefono è capace, no? Come dici, uno telefona là, no? All'Episcopio, tu chi dici? Ufficio del... tu, beh, quando uno ti parla tu ci dici gesta, ma dunque, ufficio di... come ci rispondi? Che ti sai? Drin. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Tonino Madruta, con chi parlo? Albe, ma dico, te devi andare a fare in culo a sto orario, vediamo che ora su. A meglio. Ma scusami. Non ti hai risponduto. Ma scusa. Assunto. Manco risponde. Ho detto. Pronto? Episcopio? Sì. Con chi parlo? Io sono Tonino Madruta, lei chi è? Io sono Don Albino. Albino. Messina d'allusione, che fa un prievete? Chi c'è da Don Albino? Io sono il responsabile della Curia. Sono il responsabile della Curia. Una da Curia. Vabbè, sei arrivato. Sono il responsabile dell'ufficio stampa della Curia. C'è Sua Eccellenza, sì. Sì. No, è andato a fare un'ambasciata. Arriva subito. Albe. Se questa puntata è nostra segna stampa, capita in mano di un nuovo vescovo, a tia un tassuno. No, sai che può fare? Dato che c'è Giovanni che è bravo come intervista, come sa fare l'intervista di persone, chiama qualsiasi persona. Se non essere paracolo, l'ha capito, dai. Vigno tu come ci risponde voi, che poi io mi imbezzo, se si cavigliare a scuola. Ma vediamo come risponde lui. Vediamo come risponde lui, no? Perché, ma viene lui? Sì, ma io mi auguro. Mi stai qua. Chiamami, donna. Pronto? Buongiorno, l'Episcopio, mi dica. Buongiorno, io sono Tonino Madruta, avrei bisogno di conferire con Sua Eccellenza. Guarda, un momento che consultiamo l'agenda, perché oggi Sua Eccellenza è molto impegnato. Comunque vediamo, un momento che guardo l'agenda. Le va bene giovedì? Giovedì? Alle 10. Giovedì alle 10, sì, adesso guardi il mio carnet. Di sì. Che cosa si tratta? Così anticipo a Sua Eccellenza. No, è un fatto, diciamo, personale, non vorrei, diciamo, parlarne. Va bene, giusto. È un fatto, diciamo, familiare. Comunque, Tonino Madruta, il giornalista? Sì. Yes. Ho capito, allora rimaniamo venerdì alle 10. Venerdì, già mi ha spostato, giovedì. Mi ha detto giovedì. No, è stata una confusione nell'agenda, forse è meglio venerdì però. Ecco, venerdì di quale mese e di quale anno, per l'anima dei morti. Parliamo della settimana prossima, perfetto, va bene? La ringrazio. Allora, il 10:30, va bene? Benissimo, la ringrazio. Se la c'è ringrazio. Da aspettare 5 minuti, ci perdoni. Vabbè, no, questo è un fatto normale, ci mancherebbe altro. La ringrazio tanto, è stato gentilissimo. Prego, si figuri, buona giornata. Arrivederci. Aspetta, mo ripeto. Che mi ripeto tu? Mamma mia, che bello. È quello che dico io. Hai visto che ha saputo rispondere, preciso, perfetto. Ma mo non ho capito, l'hai detto a te, Luca, ci sono pegato là. Stiamo parlando di te. Cioè io, che io vado a pegare. Ma lascia stare, io devo fare tutto per concentrare in esta, mo. Prego.
Signora. Puro codito questa mossa, tu, cretino consigliato. Buongiorno, 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 buongiorno a tutti. Oggi 20 febbraio. Non è che c'è una goccia, cosa? Pure io. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Tonino, 20 febbraio 2019, Tonino. Guardate, prima di aprire e dare fuoco alle polveri e notiziarvi di alcune vicende, alcuni giri di cronaca, è opportuno comunque notiziarvi che da qua a poco ci sarà una conferenza stampa, certo, perché hanno arrestato, certo, tutta una serie di persone alla mezzanotte per rapine, centri commerciali, uffici postali, eccetera. Adesso sarà una conferenza stampa alle ore 10.30 presso, sì, la caserma dei carabinieri della Mezzaterra. Quindi furti in uffici postali e centri commerciali, in manette due bande. Ripeto, buongiorno, i particolari li sapremo di qua a poco, perché cioè quando noi finiremo di registrare, poi saremo là alla caserma dove, ecco, ci illustreranno di tutto quello, l'operazione che è stata fatta questa notte. Ci sono 11 indagati, di cui 4 italiani e 7 rumeni, appartenenti a due distinti gruppi criminali. Ritenuti responsabili di furti e rapine perpetrati in danni di uffici postali dell'esercizio commerciale dell'Ametino. Benissimo, complimenti ai nostri carabinieri e le nostre forze dell'ordine. Questa è un'indagine che risale al 2018, in questo periodo hanno indagato ancora, hanno approfondito l'indagine, le forze dell'ordine, i carabinieri in questo caso, bravo al comandante, al capitano Tribusi, al colonnello, che hanno, diciamo, stroncato questa banda di malviventi. Sì. Bravi, complimenti. E siamo contenti, l'abbiamo data per prima questa notizia perché, ripeto, i particolari si sapranno da qua a poco, perché fra un paio d'ore ci sarà questa conferenza stampa e quindi ne sapremo di più. Quindi domani la notizia sarà riportata dai giornali e entreremo nei particolari, vediamo di che si tratta. Certo, certo. Allora andiamo avanti. Ieri è iniziato, però siamo sulla cronaca, ieri è iniziato il processo per il delitto Pagliosi, tutti i killer a giudizio. La decisione del GUP sull'uccisione dell'avvocato nel 2016, numerose le parti civili nel procedimento in carico di Gallo. Praticamente questo più o meno, ieri c'è stata questa udienza, andiamo a pagina 20, così diamo più approfondimento. Allora, Gallo davanti alla Corte d'Assise, Gallo sarebbe il presunto assassino insieme alla moglie del delitto Pagliuso, i familiari e ordini professionali sono costituiti altri parti civili, Tonino. Sì. Una curiosità che c'è sulla parte civile, c'è la sorella dell'avvocato Pagliuso che praticamente si è costituita parte civile chiedendo un centesimo. Cioè chiedendo un risarcimento di un solo centesimo. Di perché lei giustamente dice... È una perdita quella di mio fratello, perché non valutabile economicamente, è inquantificabile, quindi è una sorta anche secondo me di provocazione, esatto, quello che ha fatto la sorella dell'avvocato Pagliuso, che salutiamo affettuosamente. Non è una perdita e non è valutabile economicamente, giustamente. Non c'è dubbio. Quindi a processo. Stiamo parlando del presunto insospettabile killer e quindi aspettiamo le risultanze. È un processo che secondo il mio modesto parere non è di facile, voglio dire, è un... Ci sono ovviamente, gli inquirenti hanno degli elementi tali. Vabbè, c'hanno delle prove che loro ritengono schiaccianti, sì, il fatto che questo è soggetto... un processo che si preannuncia molto complesso, secondo me. È stato ripreso vari punti nelle varie zone dove sono stati poi fatti gli omicidi. Però dobbiamo andare oltre ogni ragionevole dubbio, come dice
la nostra dottrina, purtroppo. E quindi vediamo come si dipanerà questo processo via via. Quindi, come certo ha detto Giovanni, il soggetto, il Gallian, è un killer insospettabile. Se dovesse essere lui, perché poi alla fine è il giudizio dei giudici che decidono la colpevolezza o no. Certo che per quanto riguarda è difficile l'interpretazione, possiamo dire, del delitto, però le immagini sono, per quanto detto dalle forze dell'ordine, sono schiaccianti, le prove per... sono eloquenti, ma io ripeto, è una mia percezione. Ma sai, tutti i processi poi hanno una sua... È un processo che ha... una sua andatura, no? Logicamente che succederà. L'imputato vorrà dimostrare la sua estraneità al fatto, la sua innocenza. Come, le prove sono una cosa, gli indizi... Hai capito, perciò sono altro, quindi... Saranno chi di competenza a giudicare, non certo noi, non siamo... Abbiamo detto che stiamo giudicando. No. In base a quello che abbiamo letto. Io ho semplicemente detto che è un processo che si preannuncia... Difficile. Complesso nella sua sia per i mandanti, per tutte le cose che si intrecceranno, quindi no, ci mancherebbe altro. Noi da tanto che aspettiamo che venga fatta luce su questo. Noi dobbiamo fare i complimenti alle forze dell'ordine per le indagini certosine che hanno fatto, hanno ricostruito il percorso, hanno ricostruito gli orari. Allora questo la dice lunga, nel senso che i nostri investigatori sono molto preparati e, come dice Tonio sempre, noi abbiamo i migliori investigatori d'Italia. Cioè, ma noi a livello di forze dell'ordine non siamo secondo a nessuno nel mondo. Vedete l'arresto di Battisti, De Battisti. Noi nel mondo non siamo secondo a nessuno. Noi siamo quelli che abbiamo inventato alcune procedure di indagine, cose eccetera, ci mancherebbe altro. Tutto si può dire, ma le nostre forze dell'ordine sono, a mio parere, i migliori o tra i migliori al mondo. Su questo non ci sono dubbi, come sono i nostri investigatori, poliziotti, carabinieri, finanzieri, magistrati. Non dimentichiamoci che il fatto di confiscare i beni ai mafiosi è stata un'idea tutta italiana di Giovanni Falcone ed è una misura che molti paesi vogliono praticare, e quindi questo la dice lunga che noi siamo avanti rispetto a tanti paesi importanti, stiamo parlando, uno paese ilarende. Allora, poi c'è un altro processo importante che oggi si disputerà a Lamezia, parliamo dell'ordigno della caserma di Pianopoli, che praticamente nel 2017 venne piazzata all'ingresso della caserma di carabinieri di Pianopoli e ci fu questa esplosione. Oggi saranno a giudizio, a quanto ho capito, gli autori, diciamo, di questa brutta faccenda, insomma, no? C'è una guerra sul paese, come mi pare. Va bene, come vedete, poi stiamo facendo dei giri di cronaca giudiziaria, eccetera. A Maida ci sono state due donne denunciate dall'arma, non mandavano i loro figli minori alla scuola elementare. Care mamme, questo è un reato. Non potete farlo. Quindi stiamo parlando del... sono coinvolte decine di strutture, ma sempre in quella, voglio dire, in quel territorio, stiamo parlando di San Pietro a Maida, eccetera. Quindi due mamme, madri di giovanissimi, che erano iscritti presso l'Istituto Comprensivo di Maida, sono state deferite, attenzione, non arrestate, deferite in stato di libertà, si dice, dalla competente autorità giudiziaria, per non aver corrisposto all'obbligo
dell'istruzione elementare per i rispettivi minori. L'obbligo, care mamme. L'obbligo. Dobbiamo dare una nota positiva per quanto riguarda, è successo lunedì sera durante una partita di calcetto, c'è stato un giocatore amatoriale che faceva la partitella, che fa con gli amici, a fine partita questo ragazzo si è sentito male. Grazie veramente all'intervento del custode che era nel campetto e altri personaggi, i due soccorritori sono Giovanni De Fasio, un vigile del fuoco in servizio presso il comando di Catanzaro, il figlio titolare del campetto Angelo Torcasio, hanno permesso di salvare la vita al loro amico, compagno di gioco, praticamente si è sentito male, grazie al fibrillatore che avevano nel campetto di calcio è stata salvata questa vita umana. Ed è importante, ed è bella questa notizia. È obbligatorio, Sì, ma è bella perché molti campetti sono sprovvisti di questi fibrillatori che sono vitali in certi momenti. Ebbene, è successo nella mesa terza l'altra sera e complimenti ai gestori, ai custodi del campetto che erano organizzati col fibrillatore. Volevo fargli veramente i complimenti, Tony. Poi è arrivato il 118 e hanno dichiarato, grazie al fibrillatore, gli è stata salvata la vita. Il defibrillatore, cioè, guardate, si trova più in questi campetti che nei campi importanti delle volte. È obbligatorio. Questo lo debbono sapere le società sportive, lo debbono sapere chi gestisce impianti sportivi dove si pratica sport di ogni genere, debbono sapere che questo è obbligatorio. Ma al di là che dell'obbligatorietà del fibrillatore, c'è anche questo fatto che il ragazzo, che figlio, a quanto ho capito, del titolare del campetto, ha attuato la respirazione bocca a bocca utilizzando inoltre anche il fibrillatore, perciò è proprio la preparazione del custode del campetto che ha permesso di salvare la persona. Questo è un di più, uno che cioè non ha aspettato che arrivasse il 118 perché potrebbe essere fatale, perché ci sono i tempi. Come? Questa persona che ha salvato è di Bergamo, vigile del fuoco. Bravo. E mi diceva Francesco che questo vigile del fuoco, che ha fatto pure il nome, praticamente è di Bella. Giovanni De Faccio. Complimenti. È una bella notizia, giusto che si danno queste notizie. Ma Platania ha piato fuoco una casa, una canna fumaria, nulla di... era una casa su un unico livello, nulla di particolarmente grave. Comunque, che volete? Ha distrutto il tetto in legno, danni alle cose, non ci sono persone, sono registrate persone intossicate o ferite, eccetera. Allora, un'altra bella notizia, perché questo noi parliamo sempre di cose che succedono, però ci sono tante piccole belle notizie che riguardano le nostre città. Parliamo in questo caso di un commerciante di Lamezia che per la sua qualità e la tradizione che tiene del suo locale, questo non è pubblicità, perché è giusto dare evidenza le possibilità che abbiamo in Calabria. Parliamo del ristorante La Pentolaccia, che praticamente... Saluto Franco, che è un mio paramento. Esatto, salutiamo Franco con la moglie e tutta la famiglia, perché è uscito sulla rivista Blue Air della compagnia aerea, ed è molto importante, e poi anche sull'area riservata Ulisse all'Italia. Perciò questo locale, vedete quando ci sono queste cose sul volo, noi quando si prende un aereo si legge sempre queste riviste che distribuiscono gratuitamente sugli aerei all'Italia, in tutte le compagnie, quando si vanno a leggere le curiosità, e quello è veramente un bel passaggio pubblicitario per il locale, per la città, Tony. Perché viene riconosciuta a livello mondiale, poi, no? Vuole tutto il mondo questa notizia. C'è uno che capita alla media, e ormai arrivano 3 milioni di passeggeri, sanno che c'è un punto dove si può gustare la tradizione non solo del territorio, ma della Calabria in generale. Quindi ci complimentiamo con i titolari della Pentolaccia, che sapete che si trova Via Fratelli Maruca, giusto? Capua,
sta cazzo è salita fratello mai Maruca. Andato, dico la verità. Sì, io sono stato e ci devo andare. Ma ripeto, è un mio caro amico Franco. No, no, Franco lo conosciamo benissimo. Non è che, e allora, però, ma devo dire ma che io mi sembra a ridire sta cazzo è salita. E altri locali pure sono molto famosi alle mese per la cucina, perciò noi abbiamo una tradizione culinaria. E di, queste cose fanno crescere la città, Giovanni. Ci sono a noi l'importante, tutti gli amici. Adesso noi stiamo menzionando la pentolaccia. Perché è uscito questo articolo? Perché un quotidiano online ha evidenziato la notizia, eccetera. Su altri rinomati ristoranti. Trattorie, osterie, chiamiamole come volete, noi siamo a disposizione. L'importante è che ne mandate anche una cosa, perché noi no, però, no, sto scherzando. Parliamoci, noi diamo la notizia perché è giusto la notizia. Oggi è una notizia che sa che è la mutata, sì, però, no, perché qualcuno potrebbe pensare. Qualcuno pensa che abbiamo dato la notizia e poi tu hai detto. Ci date anche una cosa, noi abbiamo bisogno di no, dire che no, guarda che hai capito, capito male. No, hai ragione, perché non sei stato caso. È stato che sta lì in là, non hai capito quello che io dico. Hai ragione, perdona. Ci mancherebbe altro. Ho detto semplicemente, non stiamo facendo pubblicità gratuita, esatto. Nel senso, la stiamo, no, c'è un articolo che ne parla in maniera enfatica, eccetera, quindi rientra in un discorso di Alitalia, De Plia, cose, eccetera. Noi come televisione, come emittente, siamo a disposizione. Vabbè, certo. Per tutti coloro i quali le sono talentuosi bravo. Hanno bisogno, venite qua, ne parliamo, eccetera. Noi siamo qua, siamo stati sempre al fianco di giovani e non che sono alla ribalta da tempo, quindi per noi è motivo di orgoglio evidenziare le nostre le figure più illustri, come per esempio, vedete, al volo Amalia Bruni, cittadina di Girifalco. E questa è un'altra bella notizia. Amalia Bruni è la cittadina del mondo. Ecco, la benemerenza del comune è la neurologa di fama internazionale. Lo diciamo. Ma guardate quante positività abbiamo. Cioè, noi stiamo parlando di tante positività. Abbiamo messo due notizie di cronaca e poi 10 di positività. E questo ci fa enormemente piacere. Giovanni, è quello discorso. Questo dovrebbe capire i politici, che c'è una crescita culturale, commerciale nella nostra città, perché, come ripeto, la Mezzo è una bella città, Tony, dove ci sono tante positività da far vedere e rivalutare. Non c'è dubbio. Allora, vedete qua, e quindi noi c'è questo articolo sul quotidiano, quindi complimenti, si tratta della, verrà conferita alla nostra Amalia la cittadinanza benemerita della città di Girifalco. È un bel riconoscimento per una scienziata che ha fatto parlare di sé, se ben ricordate, per la scoperta della nicastrina, perché lei la chiamò così, nicastrina. Parliamo della malattia purtroppo diffusa, che è l'Alzheimer, no Donino? Esatto. Perciò, benissimo, quindi come vedete abbiamo intersecato, intrecciato. Esatto, bravo. Poi parliamo di cultura. Ieri è iniziata un'altra bella iniziativa, Donino, vogliamo parlare adesso, ne approfittiamo. Ah sì, certo. Per quanto riguarda il cinema, c'è un'altra bella iniziativa che si tiene a Chiostro di San Domenico, sì. Parliamo di fare cinema, critica, fare critica, e parliamo di cinema, no Tony? Sì, Festival della Critica Teatrale e Cinematografica. Organizzato da Gian Lorenzo Franzì, sì. Dove noi seguiremo questo evento perché ci sono personaggi di spessore, insomma, su questo evento che durerà quasi una settimana, a partire di sera finirà sabato sera, sì. E noi avremo il nostro inviato tutta la settimana proprio per parlare di cinema e di critica. Critica vuol dire positività e negatività delle situazioni, perché la critica è anche positiva. E noi ieri sera abbiamo mandato il nostro inviato che ci ha realizzato una bella intervista di presentazione con Gian Lorenzo Franzì e il nostro Francesco Sacco, sì. Che proporremo subito dopo la rassegna stampa, Tony. E tu che sei stato molto attento su questo evento, dimmi qualcosa.
Giovanni, intanto hanno messo in cartellone tutta una serie di serate veramente eccezionali, alla presenza di critici, intanto state cineasti, state vedendo l'immagine della visita che abbiamo fatto ieri sera notte, eccetera. Fare critica, no? C'è una spiegazione da parte di Gian Lorenzo Franzì su questo opuscolo che è stato dato gratuitamente a tutti i visitatori, a tutti i presenti, parla della critica, cioè di coloro i quali della critica hanno quasi fatto un'arte a sé stante, che viene oltre il cinema e il teatro. Quindi critici che hanno saputo leggere il proprio tempo, e non è un ruolo facile. Gian Lorenzo da tempo si sta imponendo, voglio dire, in questo campo con tutta una serie di eventi. Noi siamo stati presenti, saremo sempre presenti. Adesso è uscito fuori con questo ennesimo festival, quindi della critica teatrale e cinematografica. Ieri è stata la prima serata, la serata di apertura. Stasera c'è due cortometraggi, Le Voyages dans les Lunes e Voyage à travers l'impossible di Méliès. Poi c'è alle 18 un incontro, sempre sul tema di fare critica a teatro, con Roberto De Gaetano, Graziano Graziani e Saverio Tavano. Però tutti gli approfondimenti l'ha fatti benissimo Francesco Sacco. Sì, quindi noi vi diciamo quello che avverrà stasera. Vi invitiamo a visitare al chiostro questo evento. Intanto, dopo la nostra trasmissione, seguirà questa bella intervista del nostro Francesco a Gian Lorenzo Franzì, Deus Ex Machina di questa manifestazione. Allora, andiamo avanti con altre notizie, se abbiamo altre notizie. Il tempo quanto siamo, Albino? Ci siamo quasi. Intanto ieri i commissari straordinari stanno facendo tutta una serie di incontri, hanno incontrato un'associazione e si è parlato soprattutto su questi teatri, benedetti teatri, impianti sportivi, quando si riaprono, quando non si riapre, pare. Entro la fine dell'anno ci dovrebbe essere l'apertura, però ne abbiamo viste tante che non ci crediamo. Speriamo che sia vero, che ci smentiscano. A chi te crede? Giù a io. A mia chiesto ormai, come dice la nonna mia, non mi hanno simpatia, quindi non mi ero, e più forte di me. C'è una notizia, che Pasqualino è sempre attento a queste cose, per la verità, ed è una notizia che vale la pena per dire, anche per parlare dell'approssimazione che regna in questa nostra città. Al nostro amico Don Giacomo Panizza, che tutti quanti conoscete, è stato consegnato un immobile confiscato alla criminalità organizzata. Si trova in via Cassiodoro. Ma viva Dio, voi ci date l'immobile confiscato, chi sta che fanno? Vanno, lo occupano o no? E poi li cacciate perché è inagibile la struttura. Guardate qua.
Io un segno alla salute in questo momento, come in cazzo, no? Ma se così stanno le cose, no? Io sinceramente non so se ridere o piangere, guardate qua. Stiamo parlando di un progetto SPRAR. Il comune ha ottenuto i finanziamenti da parte del ministero, ovviamente, per la realizzazione di questi progetti. Io ripeto, il comandante Salvatore Zucco, che è il dirigente che ha emesso questa ordinanza, magari se si fa sentire, noi siamo contenti, così domani possiamo con Giovanni parlarne in maniera più compiuta. Leggendo così, a me mi sembra un paradosso, no? Cioè, un bene, ci hanno piato la criminalità organizzata, lo diamo in consegna, lo affidiamo a una associazione, a delle associazioni, a un progetto, eccetera, e mo le mi cacciare, picchi l'immobile un deagibile. Non lo so, detta così mi viene da ridere, può dire che a me volessi sgargiare la haccia, però il comandante Zucco, che noi, con il quale noi abbiamo un buon rapporto, no? Quindi ci sentiamo spesso, se può darci la sua versione anche tramite telefono, tramite messaggio, noi siamo ben lieti domani di poterne parlare, no? Certo. Più come Pichicca. Purtroppo siamo in un paese che devi stare attento, perché ognuno si zilica quando parli. S'affende, come dici da nonna e Albeno là. S'affende. Tonino, abbiamo finito. Ma non più sempre. C'è una nota che riguarda di rivedere. Rivedere la decisione sulla, che gli è stata tolta la scorta a Mangiardi fuori città, e c'è una nota dell'associazione Grazie alla Riga, giusto? Sì, ma guardate qua, noi ne abbiamo parlato, ovviamente abbiamo detto la nostra, a me non piace questa storia. Ripeto, lasciare sole persone che hanno contribuito a debellare, a stroncare le attività criminali, lasciarle sole, sinceramente, è vergognoso. Allora, bisogna dire che poi questi criminali non dimenticano mai, Tony, eh? Ma questo lo sanno i magistrati, che Tony, non dimenticano. Ci mancherebbe altro, che scordano. Dopo 20 anni siamo sentiti. Tony, andiamo che abbiamo la conferenza stampa in atto fra 10 minuti. Sì, no, sto guardando se c'è anche una Giorgia qua. A posto. Va bene. Allora, ci vediamo domani. Vi ricordo che subito dopo questa rassegna stampa l'intervista di Francesco Sacca e Gian Lorenzo Franzì, Fare Critica, l'evento che si svolge questa settimana alla Mezia. Prego ragazzi. Prego Albino, vai Ambrosio, vai Francesco. Perché ride stamattina? C'è che bel lavoro. No, mi sa di no. Però, ascoltiamo. Questa canzone la voglio dedicare a tutte le rose. Si chiamano Rose. Rosetta. Vieni la primavera, a in mezzo al nido e sciuri, abbia un po' d'amore, su cuore mi va.
te ne lacrime, distruggi la mia vita, mi voglio fare zitta, mi voglio marita, ti marita un rosa, carina e pimpinella, ed io la sogno bella, mi voglio marita, ed io la sogno bella, mi voglio marita. Tanti figlioli belli fanno di sta strada, ma non l'una guardata alla mia casa da. Certo sto desiderio distruggi la mia vita, mi voglio fare zitta, mi voglio marita. Sì, ma vita o rosa, carina e pimpinella, ed io la sogno bella, mi voglio marita, ed io la sogno bella, mi voglio marita. La nota l'ho fatta, alla casa l'ho chiamare, schietta non voglio stare, granduzza sogno già. La curva di mia madre mi tiene ritirata, lavoro una giornata, vai e ticca e ticca. Si marita rosa, sarina e pipinella, ed io caso su bella, mi voglio marita, ed io caso su bella, mi voglio marita. Bella, ah, questa è bellissima, bella questa canzone, no? È una che si vuole sposare, no? Non l'hai fatta mai questa canzone, sì. Comunque deve salutare qualcuno, no, un amico, no, niente stamattina, niente, niente. E io saluto tutti gli amici, tutti gli amici, sì, certo. E voglio salutare tutti gli amici di San Teodoro, veramente, anche che io sono, mi associo ad Alpino, anche amici San Teodoro, Teodoro è un si diceva, come si diceva, vecchio paese, non lo so, centro storico di San, sì, di San Teodoro, le saluto tutti gli amici. E cosa vi devo dire? Io vi saluto e ci vediamo sempre se Dio vuole domani mattina allo solito orario, va bene? Ciao, buona giornata, ciao, ciao, ciao a tutti.